A Teramo il prossimo 15 maggio dovrebbero iniziare i lavori presso il Tribunale di Teramo e l'adiacente edificio dell'ex Caserma Rossi. Tuttavia, nonostante una formale richiesta inviata a tutti gli organi preposti, nessuna comunicazione ufficiale è giunta al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Teramo riguardo all'avvio dell'intervento. Una questione che ha suscitato insoddisfazione e amarezza da parte dell'Ordine. Noi ci siamo battuti moltissimo per migliorare la qualità del nostro lavoro, ma di tutti gli operatori del Tribunale, funzionari, magistrati e quindi non solo avvocati. Abbiamo fatto interrogazioni parlamentari, siamo andati a Roma, abbiamo avuto incontri col ministro, col capo di gabinetto, ma evidentemente forse non siamo, questo contributo non viene riconosciuto. Il presidente Antonio Lessiani parla di un'occasione persa e manifesta la propria insoddisfazione riguardo ai lavori previsti, che sembrano limitarsi a interventi di efficientamento energetico e piccole modifiche strutturali. Indubbiamente per una parte renderanno migliore il nostro lavoro, verrà creato un sistema di aria condizionata, estate, inverno, verranno rifatti i servizi igienici, ma per il resto forse si perde un'occasione di creare una struttura nuova a terra, una vera e propria cittadella giudiziaria della quale abbiamo bisogno, della quale si è parlato, che stanno realizzando in altre realtà. Noi rischiamo di rimanere arretrati, di fare questi lavori su una struttura che comunque è inadeguata e resterà inadeguata. Durante l'esecuzione dei lavori, gli uffici dell'ordine saranno trasferiti, ma ad oggi non si sa ancora dove. Questo non è consentito perché noi per legge, l'articolo 25 della legge 247/12 prevede che noi dobbiamo avere la sede presso il Tribunale. Quindi una cosa è trasferirci altrove durante il periodo dei lavori che interessano il nostro ufficio, altra cosa è invece trasferirci altrove per tutta la durata dei lavori. Questo ovviamente la considereremmo una mancanza di rispetto verso l'avvocatura, verso i 1200 avvocati che noi quotidianamente serviamo e dai quali assicuriamo i servizi e che si recano presso i nostri uffici. Ovviamente se questo dovesse essere, assumeremo tutte le iniziative necessarie a salvaguardia della dignità del nostro lavoro, e su questo c'è convocata una riunione di consiglio straordinaria per il 9 maggio prossimo, cioè per giovedì prossimo.